gialla. Ah, Ciao, ok, siamo in diretta. ciao a tutti. Mi stoppo. Magari se prendi 10 a tutti spammi. Spammate nel canale, cioè sulla pagina di YouTube. Metto mi piace così magari arriva qualcuno. Ah, Allora, buono, tu hai spammato sul tuo gruppo. sì. Aspetta. Ok. Ecco, aspetta che c'è il courier. Tu intanto spamma, arrivo. No, io intanto presento, tu spam. Allora, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo live, che poi vabbè, lo lascerò probabilmente per un po'. In questo video, cioè, cazzeggeremo per un po', non tanto perché poi io ho una visita, e parleremo del nuovo fenomeno Pokémon, ovvero uscirà Pokémon X e Y. Questo Pokémon X e Y è una figata pazzesca, ovvero a parte che vabbè, a me sinceramente so che è una figata, ma non ispira, perché a me la grafica me ne può fregare di meno. Preferivo avere lo stesso Pokémon di sempre, quindi grafica magari appena 3D o vista dall'alto con l'omino 4 direzioni, però cioè, deve essere una figata comunque. Ho saputo che fin dall'inizio potrai ottenere Pokémon della regione di Sinnoh, di Kanto e di Johto, quindi Pikachu, Psyduck, Magikarp, quelle puttanate lì. E niente, volevo sapere cosa ne pensate voi, se ne pensate, ditemi tutto quello che volete dirmi. Intanto, dove cazzo è finito Davide? Lo sa solo lui. È È arrivato il pacco. arrivato! Io ho già presentato un po' tutto. Sto solo lui. Paolo lì filma, ma devo È filmare io. Mi ha arrivato il fatto Paolo. filmare strana cazzo. Chiudi YouTube che si sente il rumore. Oh, è arrivato Mondo Paolo. Ah, è vero che si sente il rumore. Eccolo. No. Salve anche a te, Mondo Paolo. Ecco, a parlare di Ciao. Pokémon devi vedere l'ultimo suo video. Eh? A parlare di Pokémon, devi vedere l'ultimo video di Mondo Paolo, fa straride. Dopo passo a guardarlo, dai. Poi è prof 994, bella, che penso sia un tuo amico, però No, vabbè. no, 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 no. Ma probabilmente è un fan di una delle mie due pagine. L'ho messa sia su Naruto. Oh, 10 spettatori abbiamo, raga. Ok, Oh, perfetto. Allora, allora, ripetiamo. il discorso come l'avete letto di sicuro dal titolo. Aspetta, aspetta, 11 spettatori. Grazie a tutti. Ok, Ecco, inizia. Ah, allora. Davide, ho già parlato un po' io comunque. Va bene, adesso spiego io. Allora, avete visto di sicuro il trailer, perché se non siete qui, dei Pokémon X e Y. No, vabbè, non sarebbero qui, no, non è vero perché ho spammato sulla pagina. Vabbè. Allora, Torniamo. innanzitutto io direi che per me hanno fatto il gioco per 3DS sapendo che l'avrebbe preso a meno gente, perché non tutti hanno il 3DS, oppure l'hanno fatto perché così tutti prendono il 3DS. Vabbè, ovviamente bisogna. L'incremento Allora, delle vendite del 3DS sarà. secondo me, sicuramente le vendite, come è sempre stato dal primo Game Boy, bisogna mettere un gioco che comprano più persone possibile per poter ingranare la marcia con il prossimo Game Boy. Hanno fatto il 3DS, Davide è Sì, no, scomparso. ragazzi, già che parliamo di cose vecchie, il miglior gioco di Pokémon per Game Boy. Il Pokémon Fuoco. Mamma, migliore. la mia si è scaricata la batteria della scheda, non posso più salvare. Anche io ce n'ho uno che non salva più. Perché l'ho usato troppo e non si carica, non si è scaricata la batteria della scheda, Vabbè, cazzo. puoi cambiarla, ma comunque, tolto questo, ma sai che io no. Cioè, ci gioco tanto nei Pokémon, ma anche su emulatori e tutto. Non riesco mai a finirne uno. Per i bambini di 5 anni ce la fanno, io no. Finabbi! Allora, Qui sono io. arrivato alla Lega, non ne ho ammazzato un Pokémon. Cazzo. Adesso l'ho iniziato e c'è Pokémon che sono una potenza sovrumana, cazzo. Cioè, tipo Articuno l'ho preso, l'ho ucciso subito. Una merda, Articuno. Nabbo, figa. Allora, Allora, aspetta, ma quanti Pokémon ci saranno? Beh, allora, di solito una generazione è una circa un centinaio o qualcosa del genere in più. Quindi
ce ne saranno un bel po'. L'ultima erano 650 Pokémon, più o meno. Metto l'immagine Finger Skate. Poi Arcade 673, prego. Vabbè, prego anche a te. Ma il nuovo gioco XY secondo voi sarà un flop? Appunto, ne No. state parlando. Beh, no, secondo me non sarà un flop perché comunque a me non piacciono molti giochi con la grafica in 3D. Cioè, preferisco una roba in 2D. E la grafica di Pokémon era bella, però dire che una mappa in 3D forse sta anche per gli sconti, perché gli sconti in 3D sono di sicuro più belli che le porcate qui che dici attacco, non vedi un cazzo. Sì, Sarà di sicuro una cosa esatto. più carina, per cui io non penso che sarà un flop. Allora, prof 994 dice che è un fan della mia pagina, ok? E ha detto, chissà come... poi Mondo c'è... Paolo, secondo il numero degli spettatori, gioco e me ne vado. No, no, no. Allora, qui Los Fantastico 4 dice, come saranno le evoluzioni dei tre Pokémon? Guarda, io non sono sicuro, non vorrei dire una cazzata, però ho visto che c'era proprio il... sti cazzi, c'era proprio il Pokédex già caricato su YouTube. Ci sono persone che hanno già caricato il Pokédex. Se lo trovo, vi dico anche come trovarlo. Ma Ma Pokédex. io, per chi possa interessare come starter, prenderò di sicuro Procrio, come si chiama, insomma la rana, perché secondo me i Pokémon acqua sono i più forti, ma non ci piove su questo, cioè chi è che può pensare al contrario? Cosa? Scusami, non ti. I Pokémon acqua sono i più forti. Allora, io ho sempre usato l'erba dall'alba dei tempi. Ecco, L'unico... l'erba è l'unico che non mette nel culo all'acqua. No, io guarda, l'unica volta che non ho fatto l'erba è stato quando è uscito Heart Gold e Soul Silver, che mi sono preso il mio Typhlosion con Cyndaquil. E poi vabbè, l'ho riavviato senza Che salvare, Pokémon mi è? sono Ti hai preso detto che non hai ovviamente usato l'erba? Cyclone. In che Pokémon? Eh? In che Pokémon? Pokémon Heart Gold e Soul Silver, che Ok. volevo rivedere Typhlosion, perché tanto Chikorita ce l'avevo già nell'altra scheda. Poi vabbè, l'ho rifatto, ho riavviato il gioco dopo essermi inviato tutti i Pokémon su Pokémon Bianco e Nero, che ai tempi era già uscito, cioè ai tempi che era già uscito. Ho riavviato, ho preso Chikorita, mi sono fatto Meganium e ho passato. Secondo me però i Pokémon erano più belli per il Game Boy che per Nintendo. Quelli per Nintendo non mi piace molto. Sono meno Pokémonosi. Ma guarda, io dopo Guarda, dopo... vederti con quelle cuffie che fai. Ma guarda, io mi sembri uno di quei telespettatori, no? Che, ma guarda, Claudio, un io. tronista. No, allora, dopo aver giocato a Pokémon Bianco, io mi ero promesso che non avrei mai toccato più un gioco di Pokémon. Infatti sono ritornato a giocare a... Cos'è che ho giocato l'altro giorno? Pokémon Smeralda. No, cazzo era? Pokémon Platino forse. Oh, no, Diamante e Perla, Diamante e Perla. C'è Pokémon Platino? Sì, è l'unione di Diamante e Perla, un po' come Smeraldo per Rubino e Zaffiro. No, il più bel Pokémon marrone e merda. Marrone e merda. Sull'App Store scaricatelo. Allora, qui dice... Vediamo i commenti. Gli Commenti. start, Alberto89 Soul scrive... Aspetta, vai prima all'ultimo. Allora, idem non mi salva più, va bene. L'ho aperto e ce ne ho saldato un altro. Ah, bravo. È così che si fa quello che dovrei fare anch'io con Argento e quello che ho detto a te. Gli starter fanno cagare. Sì, in effetti, direi che l'unico abbastanza. Forse è quello Elba. Forse. Comunque, per me sono A cazzuti. me ispira tanto quello fuoco, tutto tenerone e patatoso. Beh, non vorrei dire, ma neanche quelli di Pokémon Bianco e Nero erano delle potenze, né, all'inizio. Cioè, diciamo, fanno Il maialino, cazzo. cagare. Tepid. Grafica in 3D, Tepig. ok, ma sarà solo un mezzo 3D. I movimenti saranno sempre su, giù, destra e sinistra, a cambiare semmai l'inquadratura. No, da quel No, che ho capito aspetta, io. no. Allora, da quel che ho capito io nel trailer, tu puoi muoverti proprio, Esatto. cioè Ma... hai anche lo stick sul 3DS, quindi. Esatto, essendo per il 3DS potrai muoverti direttamente con l'analogico. E vedendo anche nel trailer i match, secondo me sarà un pochino più 3D e più realistica anche la battaglia. I match devono essere una figata. Io ho mandato a rallentatore quello del trailer. Ma tipo... Cioè, tu vedi il tuo Pokémon dal dietro. Cioè, io sono qua, ok? Qui c'è il mio Pokémon e
E qui c'è l'altro. Ma vecchio, è la grafica che c'è dal primo Pokémon quella! No, no, De, non nel senso tipo così. Cioè, non è così. Allora, è proprio. Sono quasi dritti. E tu li vedi in prospettiva come se fossi dietro al tuo Pokémon, no? Beh, E pian piano poi si gira la grafica. quello lì è per sfruttare il 3D però, Eh penso. sì, ma senza dubbio. Però sti cazzi, tu vedi proprio l'attacco che parte. Non so se hai visto il Cimciao, quello di tipo lotta che fa nel trailer. Cioè, No, proprio non si vede lui che si carica. Carica l'attacco, il Dragospiro. E si vede il Dragospiro che lo lancia tipo quando avvolge tutto lanciate il po'. le Pokéball con l'effetto 3D, sembra che vi arrivino in testa. Davvero? Ma vaffanculo. Cazzo. Gli starter sono sceni, eh beh, ne abbiamo già parlato. Hola, anche a te hola, Alberto 89 Soul. Comunque sì, gli starter non mi ispirano per nulla. Ma tanto gli starter sono quei Pokémon che ti servono perché... Oddio! Cosa? Leggi l'ultimo commento di Alberto 89 Soul. Gli starter non mi ispirano per nulla? Mi No, ricarica la pagina. E carico. Ah, aspetta, eh. un'altra cosa, ci saranno Aspetta, in totale. aspetta, aspetta. No, no, una delle mie pagine preferite parla di uno dei miei giochi preferiti. Parla di te. Già scaricato Marrone e Merda, bravissimo. Mai provato Chaos Black? No, non so cosa sia. E un'altra cosa, ci saranno in totale Aspetta, aspetta, 760. prima di leggerlo, di leggere. Io ringrazio Tokage Urlik, ok? Vai, leggi. Vabbè, oh, E ma mi ha un'altra fatto cosa, complimenti. ci saranno in totale 700 Pokémon. Si aggiungono 50 Pokémon della nuova stagione. 700 Pokémon. Beh, Cioè, l'ultima sono. No, stagione. aspetta, aspetta. Calcola 1200 dollari per Ultra Ball. Figa. Cioè, ma stiamo scherzando? Devi rubare tutta la. Devi entrare nella banca di Unima, di Kanto, di. E la finale Di tutte tutte con le tue squadre. Charizard. Mamma. Secondo me Luca, se continua ad agitarsi così cade dalla sedia. E un No, sì. non sono dalla. Non sono sulla sedia, ma bensì sul mio letto. Cioè sul letto di mio fratello, che è qui a guardare. Si chiama anche lui Luca? Ciao No, si chiama Mirko, idiota. Se è mio fratello, mia madre non lo chiama anche lui Luca, frocio. Mirko! Vabbè, stai tranquillo, tanto mi chiama anche a me, sempre così, ma alla finale è lui il frocio. A parte che Frocio lo stavo dicendo a lui, e Lo so, non è io l'ho sul infatti ho balcone. detto, stai Il tranquillo. mongolo. Ho deciso per te. Cioè, ma tu ti rendi conto la generazione che sta crescendo? C'ha 10 anni, cioè. Dio, vuoi dirmi che tu non hai giocato a Mi Pokémon sento giallo? fantasia. No, non ti sente, c'ho sulle cuffie, dai, Mirko, vai fuori. Mirko, fammi incazzare. Madonna, lo ammazzo. A 2 secondi. Ammazza, te lo Vai, giuro. vai. Ecco. No! Mai! Un vero guerriero non se ne rendeva. Ecco, zittiamo intanto che quei due fanno la lotta. Cos'è che è? Te lo giuro, l'ho appena letto. Cos'è che hai appena letto? Mi fermo al tuo sì, ma non ho capito cos'è che hai appena letto. Aspetta, che Luca non c'è. Ah, Oh, c'ha dei capelli che cazzo, se lo prendi è una figata. Lanciarlo fuori dalla camera. Ok, leggiamo i nuovi commenti. no, non è. Alberto 99 Soul, scrivete, lo giuro, l'ho appena letto. Sì, no, ti giuro, ci crediamo. È che io ero scandalizzato. Che cazzo. Ok, Tokage Urlik scrive ieri in. Aspetta, aspetta. Io però non. Allora, da quel che ho capito, sei collo al video di Dario Moccio da Wikipedia. Non so, l'avevo letto da qualche parte che in ogni generazione, tipo nella prima. No, 171. Così erano i primi Pokémon. Era Vabbè, 171. il primo, la, con la 171. prima serie di Pokémon erano 151. 151. E andando avanti, comunque aumentavano tipo di 100 più o meno a Sì, roba. sì, sì, sì. Ah. E mi sembra strano che aumentino solo di 50, però. Pochini. Pochini Vabbè, nuovi. non è. O fanno come Dario Moccia che fanno il Pokémon Frizzantone, cazzo. Non c'han più idee, cosa voglio fare? Cioè, che poi se fanno questa nuova stagione vuol dire che fanno un nuovo anime. Purtroppo sì, io l'anime di. Adesso sto. Mio fratello guarda tutti i giorni sto cazzo di Pokémon Black and White. Mamma, è un obbrobrio. A parte che K2, figa, fa gli episodi miliardi e miliardi di volte che mi ricordavo l'anno Io scorso li so a quando memoria, guardavo. io vado lì tipo di chi è quel Pokémon? Lo so già chi cazzo è quel Pokémon. È Snivy. Cazzo, io mi ricordo quando guardo. Perché ho seguito l'anime fino a Diamante e Perla. Cazzo, mi ricordo che facevano tipo
un episodio al giorno, cioè ne facevano due, però uno era quello del giorno precedente, no? Finivano la settimana e ricominciavano dal primo episodio. Arrivavano allo stesso punto, ricominciavano fino a quando a un certo punto non dicevano: sì, dal 7 di settembre uscirà la nuova serie di Pokémon Diamante Destini Rivali. No, a parlare, il 7 gennaio sapete cosa è iniziato? Alla parte che è venuto Dragon Ball su Boing, ma non so chi va. Sono venute le nuove puntate di Fantaeroi. C'è chi non ha mai guardato i Fantaeroi? Fantaeroi, chi ti fermerà? Cazzo, me le devo guardare, ma che sono fantastici. Io seguo un casino, i Fantagenitori e Fantaeroi, sono bellissimi. Allora, Oh, aspetta, arrivo un attimo, eh. sì, intanto io leggo le domande. Allora, astinenza di capitoli, immagino. No, leggiamo da capo, cioè dall'inizio, figa quante domande. Ieri in Graziette in live, comunque secondo me non sarà male, no, non sarà assolutamente male, anche se io, come ho già detto prima, preferivo la grafica 4 frecce e via andare. Comunque molto meglio la sesta generazione della quinta, come starter sarà difficile uguagliare la bellezza della trama della quinta. No, la quinta generazione, se è bianco e nero, io non l'ho sopportata. 151 poi. Allora, astinenza da capitoli, Arcade 673. Con l'anime hanno rotto il cazzo. Beh, in effetti. Il videogames segnerà inoltre una nuova dimensione per il brand, come cazzo volete chiamarlo, che conta già cartoni animati, film, giochi di carte, merchandise vario. Sicuramente. Probabilmente solo 50 perché saranno utilizzabili da subito i vecchi Pokémon. Cazzo, c'hai ragione. Fanno sempre gli stessi episodi ed è vero. Allora, qui uno. Davide, ci sei? Sì. Godzilla 91 scrive: probabilmente ne hanno aggiunti solo 50 perché saranno utilizzabili da subito i vecchi Pokémon. In effetti è vero perché già dal trailer si vede che puoi utilizzare fin dall'inizio Pikachu, Psyduck, ho visto nel trailer. Tanto io appena la prima cosa che farò è pescare Magikarp, farlo evolvere in Gyarados. La prima cosa che faccio, Com'è che ok. lo chiami? Com'è che lo chiami? Io Gyarados. Come lo chiami? Gary. Scusa, Gyarados. se c'è scritto GY Arados. Oh, qui no. Oh, a Milano si chiama Gyarados, ti giuro. Ma che a me, qui i miei amici lo chiamano Gyarados. O Gyarados. Ah, adesso su Wikipedia e sul mio robo si chiama Gyarados. Che poi tu lo chiami Gyarados. Cioè, Raga, voi com'è che lo chiamate? Boh, io Gyarados, ma neanche nell'anime si sente Gyarados. Cioè, capisco noi che hai dicevamo ai cambiato la tempi. grafica di Wikipedia! Troppo Sì. Aspetta, figo! Sì. Porta Java voglio vederla. Mi muto 2 minuti che volevo vedere una cosa. No, beh, non mi muto. Guardo solo. No, un cazzo. GYARADOS. Allora, Prof lo chiama Gyarados, Revel Visraziel dice ovunque si chiama Gyarados, anche nell'anime si chiama Gyarados, cazzo! Si chiama Gyarados, anche nell'anime si chiama... No, Chiudi sta merda di YouTube! no, scusate. Allora, un mio amico lo chiama Gyarados, Wikipedia. però scusate, c'è scritto Gyarados. Perché si deve dire Gyarados? Ma Gyarados al limite, non già, la Y non si è mai letta già, cazzo! Come la leggi tu la Y già? Ai! Gyarados? Gyarados! Sì, Io lo vabbè, ma chiamo sto live non Gyarados. è dedicato a trovare il nome di Gyarados. Lo chiamo Gyarados e basta. Va bene. Ho anche paura che potrebbero mettere le fusioni tra i Pokémon. Cazzo, già Beh, nell'ultimo. No, 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 non puoi dirmi che ti sono piaciute! beh. No, no, però ho detto quanto sarebbe figo l'evoluzione tra Charizard, Squirtle e anzi, no, Blastoise Charizard, Blastoise, è e vero, è vero. Raichu. Cioè, Cazzo, c'entra Raichu? Raichu è figo. Poi ci mettiamo anche un Gormito o due. No, i Gormiti no, esce un Pokémon che Ci spacca. mettiamo. Vai, Kaneda Tetsuo di Akira. Akira ci mettiamo dentro. Abbiamo detto Oh. Pegasus, ci vediamo Vai, Seiya, Seiya. Genio, Domeda. Seiya, Shun, Hyoga e Shiryu. Guarda. Oh, hai preso i 24 numeri di Senseiya?
Minchia, quelli lì sono il tuo acquisto migliore. Cavolo, Te mi li sta faccio chiamando. vedere? Aspetta, mi sta chiamando. Sì, fammi vedere. Intanto li prendo. Pronto? Pronto? Sì. Aiuto, aiuto, aiuto. Ah, che cadono tutti! Ok, aspettiamo che Davide finisce. Sì, no, vabbè. Davide, hai finito? Ok. Li faccio vedere. Ho No. comprato, ho trovato in offerta questi volumi della Granata Press. Ma scusa, Risalenti. Eh? ma tu mi avevi, non mi avevi, ma aspetta, mi avevi detto che era la shot? No. Mi avevi detto, aspetta, che edizione è, scusa? La prima, l'edizione della Granata. Ma la prima edizione è la shot. Eh sì, è shot, è la granata shot, la granata press, è la stessa È cosa, azzurra, cazzo. è azzurra, quella è colorata. Ma che cazzo stai dicendo, zio azzurra, eh? È pazzo. La copertina è rossa però. Nella Vabbè, la copertina. copertina è colorata. No, ma nella copertina quella è shot, è azzurra dove c'è e vedi solo Seiya. No, no, te lo assicuro. No, c'è Seiya lì così. Cazzo. Ma te lo assicuro, Ma è quella non è la. questa! No, Cioè, non è la single shot. allora è questa! Ce ne sono un casino con solo 6 a Davide. No, la copertina del numero 1. Senti, non è. Intendiamo due edizioni diverse. Vabbè, questa è la prima, è risalente al 92, i 6 a sono del no. L'altra è dell'80, è perché si legge Porca ancora in originale. troia! Si legge ancora in originale. Cioè da destra a sinistra. Io non so di destra a sinistra, sinistra a destra. Si legge come in Italia. Mettiamola Anche così. questa si legge come in Italia. Vabbè, Vabbè, l'altra è più figa. comunque, fatto sta che questa risale al 1992. Se trovo il numero 1, Davide me l'ha fatto perdere. Qua, eccolo. Come potete vedere, 1900. No, questo qui è del Ma non c'è 92. scritto shot, vedi? 92. Ma che cazzo È me la prima. ne. Pazienza. È quello che sto cercando di farti capire, che parliamo di due edizioni diverse. Vabbè, pazzi. No, vabbè, Comunque, uno. scusami. Tutti intanto che ha Sì. scritto Gyarados, 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 vabbè, vabbè. Ok, O anche allora. uno che potevo mettere così nei Pokémon, ma è un nome gay, Gyarados. Oh, cioè, poi aspetta. Fade to Black. Fade to Black non è una canzone degli Escape the Fate. Fade to Black, no, però so che. Ah, ho capito adesso chi è. Sono iscritto anche al suo canale, se non sbaglio, sì, appunto. Bau, Bau. io allora ti dico miau. Allora, Miau, appunto. in tedesco Gyarados, in francese Leviato, una storpiatura della parola Leviathan. Coreano Gyarados. By Wizard. Gyaradoseo. PS, voi leggi, capito? Io sono anch'io in Ah, e vedi, astinenza. Fade to Black è una canzone dei Metallica, mica degli Escape the Fate, che pirla che sono. C'ho anche le Ma maglie dei in Metallica, sono andato astinenza al di capito, concerto. io, wow, in astinenza di capitoli inteso Naruto. Naruto. Cavolo, quando è che riparto? Il 21. Ma guarda, io mi sto sparando Angeloid. Che porcata, raga. Sono Toshimono. Sorano Toshimono! Mamma mia, è. Io volevo iniziarne la cavolo. Troppo ecci, troppo ecci. Ah, io ho guardato l'anime ieri, il primo episodio, poi volevo farti vedere questo. Che c'entra con tutto? Aspetta, aspetta, l'ho letto! L'ho letto. Era il romanzo, cioè proprio scritto, cioè presente dovrebbe essere il secondo film di Naruto, quello del Non villaggio esiste della il film di cascata. Naruto. Ehi, Voglio vedere il film dove muore Naruto. ma che cazzo? Ah sì, ok, il 3, Cavolo, si quello. chiama La morte di Naruto. Sì, esatto. Vabbè, Questo comunque, sorbire in cui muore. Vabbè. guarda, io l'ho letto, è stato un bel dito nel culo, nel senso non è bello. Cioè, la storia è raccontata bene, ma per un fan del fumetto. No, ma per un fan del manga è tutta un'altra cosa. Cioè, tu leggi e a un certo punto ti trovi davanti una cosa con scritto e schioccò la lingua in tono di superbia. No, no, così no. Cosa vuol dire schioccare la lingua intorno ai super? C'è presente quando scrivono TSK? Ah, ma io pensavo volesse dire ti sconfiggerò, Kakarot.
Sto Ma che scherzando. cazzo? È una battuta. Vabbè, poi guarda cosa ho comprato. Ma te l'ho chiesto. Cioè, Ho ogni. venuto Allora. deficiente, ma non l'hai visto il mio ultimo video acquisti? Ma io ti denuncio. Cioè, tu non hai visto il tuo video acquisti, me l'hai caricato 2 mesi fa. Another. Io sono arrivato a leggere Altezza Luma, ma non l'ho finito, l'ho venduto. Ma io li ho letti tutti e quattro, madonna, Davide. A me faceva paura, a un certo punto ho Mi son letto. cagato sotto, mi son cagato. Tipo, fai conto, ho iniziato a leggerlo alle 11, ero al primo, avevo appena finito il primo alle 11. Ho letto dalle 11 a mezzanotte tutti e quattro, tutti e tre. Figa, alle 11:40 fa, ero quasi alla fine del secondo, al del terzo. Mi stavo cagando sotto, mica mica mi suona al telefono, madò. La Spagna che mi son piato. Cioè, io cioè, mi suiciderei piuttosto che andare in quella classe. Sì, anche io non c'entrerei Di mai. quanto è bello il Poi. pezzo in cui il professore si suicida. Non mi ricordo com'è. Mamma! Troppo figo quel pezzo. Con Poi tutti. mi dicono che hai visto tutto l'anime e letto il manga, no, perché io l'avevo iniziato perché mi piacevano le copertine, non sapevo la storia. No, forse me lo recupero, tanto ho già letto i primi due. Ma io l'anime me lo devo guardare perché avevo visto solo tipo i primi due episodi, credo. No, ma Però mi cioè. sembra diverso, ma mi sembra completamente diverso. Boh, io mi sono fatto dire il finale da lui perché non pensavo di rileggerlo, però boh. Cioè, tipo, io Aspetta. ho letto il primo numero, no? E ho detto, vabbè, ho già capito come finisce la storia, ho già capito tutto. Ho letto il secondo, l'ho chiuso, ho detto, perfetto, non ho capito un cazzo. Anch'io, cazzo. No, ma mi sembrava che questo qui. No, no, aspetta, senti quello che mi sta scrivendo. Un mio amico qui gli ho detto, tu dimmi cosa ti serve, io te la procuro, mi fa. Mi serve un Galaxy S3, io. Ok, dimmi quanto vuoi spendere. 200, ma vai. E lui fa, perché io? È troppo poco, come, cioè, non lo trovi? 210? Ticket. Basta, vai avanti. Allora, Godzilla scrive: in astinenza di capitoli dopo una settimana, si vede che non leggete Berserk. No, io non lo leggo Berserk, non mi è piaciuto. Aspetta, a me sono Toshimono, è piaciuto, sembra la versione moderna di Chobits, di Fade 91 to Black, in astinenza, Vabbè. l'ho vista quella della morte di Naruto, sì, deve essere una cavolata, Io quindi no. rispondo 2 minuti a Godzilla, aspetta. Riguardo a Berserk, sia io che Davide non siamo molto per. I shonen, cioè nel senso andiamo più sugli scolastici classici, magari storie un po' più patatose. Patatose, hai detto inteso tenere o inteso Luca? No, allora tu non leggi tutto quello che leggo io, però nel senso sia io che Davide leggiamo qualcosa, dov'è, non lo so. Ah, parli lei, sai oggi cosa è arrivato in Ad fumetteria? esempio, Io, cosa? beh, io coi. Yokai, il cucino innamorato, cioè sono tutte magari storie d'amore, senza, cioè. Gli shoujo perché gli shoujo sono più belli. Perché sono più. Ah, Davide, guarda questa. Figa, 50 centesimi. Bello, In fumetto. devo studiarla io. È una cosa pazzesca. Oh. Anch'io, infatti, dovevo portare una recensione di un libro. Io l'ho trovato in fumetteria, cazzo, ho detto, me lo leggo e poi ci ho fatto Io tutta la voglio la recensione. Divina Commedia, quella fumetti, cavolo. Poi non c'è Quella niente. di. Sì. Oh, ma hai presente? Cos'è? Cos'è che stava per Cazzo. dire? Oh, oggi è uscito Special A. Cioè, speciale uno shoujo che mi sto guardando adesso l'anime perché non volevo guardarmi l'anime. Aspetta. Teotex Masinari mi scrive su Facebook, mi fa: uè, bella, ti sto guardando in live, siete grandi, grazie. Grazie mille. No, Comunque, aspetta, no. voglio rivedere se hai fatto una faccia strana dicendo grazie mille. Grazie Deficiente. mille. Comunque, no. Di speciale non volevo vedere l'anime. Però per le storie sugli scolari, insomma, i shoujo. Categoriamole così che tanto. Dato che hanno tutti un anime di 20, 25 puntate, 26, è meglio vedere prima l'anime che il manga, perché Di più cosa? bello. Aspetta, di cosa? Di uno shoujo, cioè tipo se Yokoi avesse l'anime, perché l'anime di Yokoi è di 2 puntate. No, sì e no. Allora, io ho sempre preferito andare passo passo sia con uno che con l'altro, però leggermi prima il manga. Io no, Esempio, di perché tipo. Yokoi sapevo che era uscito l'anime, solo il primo capitolo. Però ho detto, cioè, prima mi leggo il primo libro. Appena ho finito di vedermi il primo libro, di leggermi il primo libro, il primo fumetto, ho guardato l'anime.
Invece che era. faccio allora, quello che ho preso lì, l'altro shoujo che ho preso lì, Maid-sama. Allora, io ho visto l'anime, ma il bello di vedere l'anime è che, a parte che le scene magari le capisci meglio, perché, cioè, insomma, i disegni dei shoujo sono carini. Però, insomma, non sono fatti molto dettagliatamente. In certi punti sono più precisi. Comunque, vedendo prima l'anime, con tutte le musichette e tutto, è più carino. Poi ti leggi il Sì. E manga e la parte che hai già visto nell'anime, comunque la sai già. Cioè, poi come. essendo un drogato di anime, ti senti la Senti le soundtrack musichette anche in direttamente inglese. leggendo il Cioè, manga. Sì, tipo, sì. io su Zuka, se l'avessi visto, avessi prima letto il manga, che in Italia non c'è, ma sono dettagli, e dopo avessi visto l'anime, sarebbe stato più brutto, perché, cioè, insomma, un pezzo Oh, nell'anime. fammo entrare, aspetta, fammo entrare Andri the No, Gamer. no, Andri, no, scrivi su Facebook. poi lui inizia di cavolate. No, 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 fallo entrare, no, fallo Ok, entrare. allora niente, Andri the Gamer. Dai, no, no, da tanto che non lo vedo, fallo entrare. No, 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 Aspetta, comunque, allora, qui mi scrive, cioè ci sta scrivendo Tokage Urlik che scrive, chi di voi conosce Alleluia Overdrive? Io, e è molto simile a Nana come storia, quindi non mi è piaciuta più di tanto. Procurare la storia di un ragazzo che mette su una rock band. E a me sta cosa della musica non piace. Poi dopo aver visto il trailer delle Barry Dynamite, no, no, aspetta, non c'è potrei. un Che commento che mi cagata. piace. Alla Kaicho Wa Maid-sama, secondo me ha preso tantissimo da Special A, ma di netto. Su questo ti do ragione, perché di Special A l'ho iniziato da poco. Però ho notato punti molto simili. Però non so se è stato scritto prima uno o l'altro, quindi non so chi ha preso da chi. Però vedendo il tuo commento, deduco che Special A sia stato fatto prima. Comunque, Oh, sì, fai la somiglianza entrare. c'è. Andy the Gamer, bella raga. Non ti faccio intervenire che poi inizia di Sì, cavolate. che lo fai entrare, dai, che Cosa. almeno ridiamo un po'. Cosa ne pensate della Perfect Edition di Shaman King, che è una bella Che è una edizione? figata pazzesca, magari. Poi quando uscirà l'ultimo capitolo. Scusa, Davide, se ti ho interrotto, ma è stato un lapsus per il momento. Il live è tuo. Ah, ok. Vabbè, sì, è vero, in effetti potrei buttarti fuori. Ok, allora. Il 27 dovrebbe essere l'ultimo volume che uscirà della Perfect. Sì. Ecco, comprenderà una serie che non. Cioè, comprenderà cose che non sono state mai pubblicate né nell'anime né nel manga. Infatti, sia l'anime che il manga si concludono con Yo che sconfigge Ao. Dimmelo, ma sei. Sì, Scusami. Vabbè, zio, figa, è uscito 6 anni fa, non te lo sei ancora visto. no. Allora sei scemo, cazzi tuoi. Vabbè, scusami. Comunque si finisce con Yo che sconfigge Ao, Dobby Village scompare e si ritorna alla vita normale. E cazzo, io voglio vedere Yo diventare Shaman King. Va bene che in un certo senso è come se lo fosse diventato, ma io voglio vedere che la cometa del destino, la cometa del destino, cioè l'anime si conclude proprio con la cometa del destino che passa. E quindi dovrebbero ritornare a Dobby Village. Però sti cazzi. Cioè. Io voglio vedere Yo Shaman King, quindi non l'ho comprata perché per mancanza di fondi, cazzo, ho dovuto comprare troppe cose. Discorso di prima, però, se vedete, se c'è un manga che ha un anime corto, quindi sai di sicuro uno scolastico, perché solo gli scolastici hanno gli anime corti. Guardate prima l'anime e poi il manga, che è di sicuro meglio. Oppure fate come Davide. Vai, Che invio a Andy guarda the l'anime. Gamer. Invio a Andy the Gamer, che mi fa pena, mi fa. Inviami il link, bell'uomo. Fuck, vabbè, mi ha fatto il cuore, forse più tardi. Ma dai, ma fallo Io ho entrare. inviato il link come succhi Ah, molto se ok. vai, vero? Basta, lo butto fuori. Fratello, uno dei due. Chiamato a tuo fratello. Minchia, c'è il fratello. Ho anche una sorella. Allora, qui prof scrive. Come si fa ad entrare nel live? O meglio, come si fa a fare un live? Allora, Vai su. aspetta, Cerca no, su. ma lui vuole entrare nel nostro live. Ti spiego, essendo il mio canale, io faccio entrare quelli che conosco, con cui ho già parlato e tutto. Se tu hai un canale in cui la gente ti segue e tutto, basta che vai su carica video e adesso ti spiega Davide. Che Quindi cos'è? Che cos'è la Comics Revolution? è la mia fumetteria. Ah, ok. Fake
Facebook sei tu qua? No, sono sul tuo canale. Luca Amati, la tua maglia di copertina è una cosa troppo bella. Naruto e Sakura, è Hinata. E Sakura. No, torniamo sul discorso. Perché ragazzi, ridiamo perché ieri abbiamo sfottuto delle mie amiche. No, aspetta, facciamo giusto questo discorso, facciamolo. Allora, Allora, aspetta, è uscito prima Special. chiediamoglielo a loro cosa ne pensano. Però dobbiamo spiegargli un po' tutta la storia. Allora, ieri con delle nostre amiche abbiamo parlato del Narusaku e del Naruhina. Ovvero, loro erano convinte che Naruto de debba assolutamente andare con Sakura e noi eravamo del tutto convinti che Sa Sakura non deve fare un cazzo con Naruto, porca troia, perché alla fine dovrebbe, è meglio se andasse con Alla pelle Hinata. della beve, Adesso vogliamo volete sapere sapere perché. che cosa è servita a Sakura? Sakura è servita per creare Shippuden, perché se Sakura non avesse detto a Naruto di prendere Sasuke, Shippuden non ci sarebbe, più o meno. Quindi Sakura serve ad allungare il brodo di Naruto, che a me non dispiace, quindi per una cosa è stata utile. Esatto. Però Hinata merita 10.000 volte di avere Naruto. Sakura, cioè, non è che lo vuole, dico, non è che lo vuole, cioè. Esatto, quello che dico io è che Sakura non se lo merita Naruto, cioè, allora, partiamo dal presupposto che Naruto è un idiota, perché se tu sei innamorato di una tipa, la tipa ti dice vai a prendere Sasuke-kun, perché io sono innamorata di lei, io ti dico senti vai a fanculo, te lo pigli da solo a questo punto, cioè, giusto per. Però Naruto no, vabbè, Naruto vuole andare a prenderglielo e tutto. E secondo me non... Eh? Che cazzo te ne Ovviamente, fai nel cellulare che non c'è Michael neanche... C'è solo il numero X-Men, telefonico 90 su e Black, è uscito più speciale lì, pesanti, fisicamente si assomigliano, il il numero. contrasto Vabbè, ragazzo non lo so Niger è io. super figo, vieni secche, però le va dietro e la potenza, beh, su quello Ma lì. Enter the Gamer arriva cosa? Allora, qui Alberto Soul scrive la Aspetta, stavo leggendo un commento. coppia Naruto Hinata 100 volte. Ah, scusami. Su quello lì, vabbè, di sicuro sì, però non so di chi quale è più carino. Sono proprio all'inizio di Special A e ho finito Midsummer, però penso proprio sia più carino Midsummer. Anche se come disegni, se tu mi dici che è uscito prima Special A, mi sembra un po' strano perché quelli di Midsummer mi sembrano più vecchi di quelli di Special A. Cioè, Special A mi sembra più fresco, carino infatti i disegni, con i personaggi allungati. L'avevo visto, ma non mi piaceva e adesso Luca è uscito e adesso lo sto Ricarica, guardando appunto per, cioè, non mi piaceva all'inizio, però adesso lo sto guardando proprio per chiudi, non rompere i le coglioni, pace. madonna. E dato che comunque quando l'avevo stoppato perché non mi piaceva, avevo visto 5 minuti forse, ho detto forse a guardarlo di più è più carino. In effetti, non era male, non è male come anima. Poi devo veramente Di cosa stai tornare. parlando? Penso che stereotipizzino bene il ragazzo innamorato e la ragazza che va dietro allo stronzo, mentre lui fa di tutto per aiutarla. L'avrà sempre visto come un amico. Ok, No. questo commento penso sia riferito a Special A e non a Sì, a Naruto. Non a Naru no, no, è Naruto. riferito a Narusaku. Sì, forse hai ragione lì. E anche capisco Kaicho comunque. Ecco, Kaicho, ecco, Kaicho. Allora, vedi che non sono l'unico. Sakura e Natori non serve a un cazzo. Comunque, raga, ci vediamo dopo che vado dal fumettao. Ciao, Ciao Alberto, tanto adesso io iscrivo il suo Alberto canale perché mi Fontanaso. piace. Dopo lo faccio anch'io. La Sakura è una coppia sarà troia, non serve un Naruto Hinata cazzo. 100 volte. Lui lo E? scrive. Tokage scrive Sakura è una troia, non serve un cazzo. Beh, comunque, chi è che l'ha scritto? Prof, se vai su Google cerchi come fare live, lo trovi, io non sapevo farlo, l'ho fatto così. How to make a live. Oh, ma Enter the Gamer arriva o cosa? Gli ho dato il Io ho inviato, ma contatto. non so. Anch'io gli ho inviato. Vabbè, oh. E uno ha Pazzi. detto, quando avete fondi prendete Shaman King, io sono al 26 ed è Io lo stupendo. comprerò senza dubbio. Ma io sì, proprio piano piano, cioè, cavolo, 5,90 Sì, per... esatto. No, ma perché io adesso appena finisco di... Cioè, appena mi levo dai coglioni qualche serie, siccome adesso devo iniziare anche l'Uomo Tigre, e inizio con questa perla Cioè, di... più che altro che 5,90 per una serie, prendi la New che è più carina. No, 5,90 da per una vedere. serie in fondo non sono tanti, però insomma se la prendi appena uscita o da pochi numeri, se ti ritrovi una serie con molti numeri, lì Ma diventa... sì, infatti anch'io Lunar Legend, per esempio, 5,90€,
l'ho preso subito perché sapevo che se li cumulavo diventava impossibile, anche se sono magari 17 numeri, non lo so, 10 numeri saranno. Hai presente? È Fullmetal Alchemist, sì. Certo che ho presente, stanno facendo la ristampa, cioè deve Prenditi uscire la ristampa. Silver Spoon della stessa autrice. No, non lo compro Silver Spoon. No, no, è bello. Il primo numero mi piace. No, io ho letto, siccome a me, cioè, mi permettono di leggere senza comprare in fumetteria, e ho letto l'uno di Silver Spoon, ma tipo non tutto, fino a metà, poco più Ma di fidati, metà. allora, te lo assicuro, il primo numero non è niente di che. E quello te lo dico io. Anzi, è proprio pessimo il primo numero. L'ho preso perché era in offerta. Mentre il secondo, che ho preso tanto per vedere come si evolveva la storia, sì, è già più carino. Ma non mi Quindi ispira. il Ma poi terzo. vabbè. Boh, non mi ispira. È troppo. Io a vedere gli animali disegnati non ce la fo. Già a vedere Paki, il cane di Kakashi, mi girano i coglioni. Quel cane lì è troppo figo. No, beh, io non riesco a sopportare di vedere gli animali disegnati. Comunque ti stavo dicendo, appena avrò soldi, inizierò con quella. Ma io One Piece l'ho detto anche sul gruppo, me lo leggo in scan e pian piano mi prendo i volumi. Ma appunto, io adesso ho l'1, il 2, il 3. Adesso aspetto ancora qualche mesetto. Oppure Ma mi prenditi prendo anche la ristampa. Che la cazzo. New Edition è molto più carina perché sta uguale all'edizione giapponese. Quella lì brutta, doppia copertina, sfondo blu che non mi piace, non c'ha il disegno sulla costina. E poi se ho capito, nei primi 10 numeri ha la traduzione peggiore quella. Però l'ho sentito da Loa Loa. Io ho letto tipo i primi, cos'erano? I primi due numeri della New Edition e dal 3 al 17 della prima edizione. E il 17 neanche l'ho finito, l'ho venduto a botto. Allora, poi lui scrive. No, aspetta. Tokage scrive: e di Gosick, che ne pensate? Beh, io penso che Gosick sia un manga davvero fantastico con molti colpi di scena. Ne sono innamorato fin da subito, Due però non so che cosa secondi, sia intanto che Gosick. tu parli, io devo cercare una cosa. Mi No, a parte scrive. scherzi, che cos'è Gosic? No, c'ho il segnalibro io di Gosick, è una figata. Aspetta. Io non so cosa sia. Tu intanto intrattieni. Fai uno Questo scrittino, coso che ho fai in mano, qualcosa. non so neanche io cos'è, me lo sono trovato qui. Penso sia per le scarpe. Boh, però mi piace. Ah la 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 la. Comunque, questo live tecnicamente era per parlare di Pokémon. Quindi magari se qualcuno ha ancora qualche domanda sui Pokémon. Cioè, tipo, io mi sono preso il Game Boy per giocare ai vecchi giochi, no? Ho preso, tipo, questo qui me l'hanno prestato, cos'è? Super Mario. Nada, non lo trovo. Che ti ho Cazzo detto? stai facendo? Ma lo difficile. Questo, cos'è argento, sì, no? Sì, e mi va la memoria, quindi non lo uso neanche. Quello che sto usando adesso, che non Davvero? riesco a finire. Pokémon Rosso Fuoco, no, stavo parlando con i fan, con gli iscritti. Ah, poi Ah. tu iscriviti anche al mio canale, che è quello di Davide Scotti, che Luca prima o poi lo dovrà mettere nei canali consigliati del suo canale, dovrà farlo. Io non c'ho una lista dei canali consigliati, non so come Calzascarpe, farla. penso anche io sia un calzascarpe. Io nel mio l'ho fatta, però non, poi mi sono dimenticato di metterti. Non ti ho messo. Simpatico di me. Pazienza. Non ti ho Non mi messo, serve la Luca. pubblicità, sta Devo cosa. rimetterti, però se ti metto sei ultimo. Basta, ora li tolgo tutti. Cazzo. Bravo, e mi metti per primo. Così faccio anch'io la lista. Ok, Salute ci comunque starebbe. riguardo a Gossip, che è davvero bello, Davide, dovresti leggerlo. Manga È stupendo. stupendo, la pecca è che costa 6,50 euro. Sti cazzi, questo non lo sapevo perché io ho letto i primi capitoli in scan. Ragazzi, voi che ci guardate, So, spero che siate tanti. Quanti sono? 5. Perfetto. Vado a studiare. Anche io devo andare a fare la visita tra poco. Vita, ok, vai. Allora dico un avviso e chiudete. Guardatevi a Town Where You Live. A Che Town Where You Live, davvero bello. Bello, io bello, domani devo essere interrogato. bello. Io domani devo andare a scopare. Dove Aspetta. devi andare? In Camporella. Ma che roba. Sono al numero 10. Ma poi, cazzo, di solito ce n'è presente che le edizioni che fanno le fanno a cazzo, cioè della serie, lo metto lì giusto per vendere qualcosa.
Già, hanno fatto bello. Le serie che di solito in DVD fanno uscire. Non so, io è andato, figa. Vabbè, parlo a voi, tanto mi ascoltate. Sto facendo la serie dei Cavalieri dello Zodiaco in DVD. E cazzo, sono rimasto colpito perché ho visto la prima cosa, la prima uscita aveva subito un cartonato pubblicitario che ovviamente ho tenuto da parte. Davvero tutto ritagliato, fighissimo, cioè una cosa pazzesca. Poi nel secondo è arrivato il cofanetto e col terzo è arrivata questa figata pazzesca di poster. Io Drop, top. in pausa prendo l'inglese, ma vabbè. Ti aiuto io in inglese. Ah, dai, vado a fare i compiti. Ti Se aiuto io c'è in un... inglese, non sto scherzando, è la mia materia preferita. Anzi, è la materia in cui vado meglio. Vabbè, ciao a tutti, iscriviti a Davide Scotti, dai il link Serve un dell'inglese. aiuto su Skype? No, no, sono capace, insomma, è un passo. Ah, Oh, posto. ah, vabbè, dopo chiamata Skype, ottima idea. Intanto tu, sto live non cancellarlo, che è uscito bene. No, infatti non lo cancello. Perfetto. Raga, chiudiamo E metti il live. canale nella descrizione, voglio il link del mio canale nella Sì, descrizione. adesso lo metto, giuro. Chiudiamo live. Vi ricordo di passare sulla mia nuova pagina di Facebook. Scrivete piacere Io ho di messo mi piace, conoscermi. penso. Sì, ma sei già fan, credo. Piacere di conoscermi, virgola, puoi chiamarmi Otaku. Lo E so, il adesso nome è un po' entrano da bimbo tutti. Guarda minchia, però quanto fa sono un niente. fallo Sì, con no, nome sbagliato. io non mi considero un otaku per niente. Con nome era più Però è figo. una pagina che è fatta davvero bella. Davvero bene, non davvero bella, ignorante che sono. Ciao a tutti. Chihuahua, come Ciccio Gamer. Ok, niente, scrivete su Facebook. Piacere di conoscermi, di conoscerti, puoi chiamarmi Otaku. E vi aspetto. Riccardo Giacometti l'ha già fatto, grazie. Chiudo live anch'io, anche perché devo andare dal medico e devo fumare perché non ce la faccio più. Ci vediamo, boh, non lo so se farò un live prima o un nuovo video. Anzi, prima di chiudere, quei pochi che sono rimasti, mi fate un favore? Volevo fare una recensione fatta bene. I fumetti di cui avevo in mente di parlare sono o il mio fumetto preferito che non conosce nessuno, che è questo, che si intitola The Record of the Fallen Vampire, o El no, Elfenlight l'ho già fatta, o Anedoki, o Merupuri, che non conoscerete magari, o Another, o basta, credo. No, cos'è che c'era da fare di recensione? Non c'è un cazzo. O SLH. Pure mi sarebbe piaciuto parlare di tutti i modi in cui potrebbe finire Naruto, di perché Naruto non mi sta molto piacendo ultimamente. Consigliatemi che vi devo fare. Nessun risultato corrispondente alla tua ricerca. Azzo. Guarda, fai così. Scrivi Non ero ubriaco Naruto e Dragon Ball, che è l'altra mia pagina. Ho messo il link della pubblicità qualche, cioè, un giorno fa, quindi se scendi dovresti trovarlo sicuro entro 10 foto. Allora, qui prof scrive Naruto, riguardo Naruto, però ho già fatto un po' di video, quindi volevo lasciarlo un po' da parte, però vabbè, quasi quasi. Tanto su Naruto c'è una parlantina fantastica. Tokage scrive: Rezel, vai sul profilo di Luca e guarda le immagini che ha condiviso, sono di quella pagina. No, aspetta, aspetta. Immagini sulla mia pagina. Vabbè, lasciamo stare. Revel, non Rezel. Vabbè, buona. Vado a fumare perché non ce la fa più. Grazie a tutti, siete sempre fantastici, gente nuova. Vi ricordo che chi non l'ha ancora fatto si iscriva al mio canale. Un bacione alla mamma California e al prossimo live. Ciao ciao.